Cari quadisti, team RZ, Emanuele Giovannelli, motorizzazione Yamaha, un punto della situazione dopo le cronometrate gara 1. Vai, grande Emanuele. Ma diciamo che per adesso è andato veramente tutto male, a parte Mattia che è stato bravo, che ho visto che è migliorato molto sul passo gare, quindi può arrivare, penso, tra il terzo e il quinto ancora. E purtroppo Simone stava facendo una gran gara. Abbiamo visto una QX2 dove Mastronardi ha lottato veramente tanto. Stavo lottando senza cambio, perché gli si è rotta la leva del cambio il primo giro e stava andando così con solo una marcia, solo che purtroppo è uscito tutto l'olio e ha inchiodato. Adesso speriamo nella seconda e via. E porto, ma nella seconda girerà la fortuna, no? La sfortuna, È un po' che deve girare, purtroppo, non gira. Io spero. Cavolicchio, grande Giova. Ascoltami, variazioni alle moto per quanto riguarda la durezza del tracciato, che in gara 2 si prevede così, ma diciamo asfalto, che via. Delle grosse cose non abbiamo cambiato, a parte le gomme, che mettiamo le gomme da duro. Simone purtroppo deve cambiare moto per forza, perché è un'altra rotta. Mattia abbiamo fatto qualche piccola modifica e siamo convinti che potrà stare nei primi, penso, quarto o quinto. Grande Emanuele, un salutone e un nuovo punto della situazione a chiusura della giornata su gara 2, con speriamo dei risultati ancora più importanti di quelli recuperati in gara 1. Grazie. Emanuele, diciamo una cosa, Yamaha 450S portata a 350 per il tuo pilota Mattia Papa. Sì. Come la vedi questa soluzione, no, 450 ridotto a 350 per la Penso categoria Quickstep? Penso che sia la soluzione migliore per tutti, perché diciamo che con un quad non è un quad troppo oneroso e con poco si può fare la trasformazione e si può essere veramente molto competitivi. Infatti ho visto che Mattia ha abbassato il distacco da quelli che aveva prima di 10 secondi, prima diciamo adesso proprio si è avvicinato notevolmente ai migliori. E sicuramente per un ragazzino molto più facile gestire un telaio di un 450 rispetto che alla derivazione del Warrior 350. Non c'è paragone. Grande Emanuele, grazie ancora e un arrivederci a dopo gara 2. Certo, ciao.